2023, 9 luglio 2024. Il vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagliipergola, Andrea Andreozzi, festeggia il suo primo anno nel nostro territorio diocesano dopo le dimissioni per raggiunti limiti di età, 75 anni, di Don Armando Trasarti, che ha guidato la diocesi marchigiana dal luglio del 2007. Erano le 17:15 circa. Andreozzi scende dall'auto e incontra inizialmente il sindaco e il prefetto. Un momento di grande festa per i cittadini fanesi che hanno accolto il nuovo vescovo al Pincio in un caldo pomeriggio di luglio. Presenti le autorità civili, militari e religiose, tanti ragazzi, fedeli e le associazioni della città. Al termine del rito di benvenuto, la prima santa messa in cattedrale. In nome del Padre e del Figlio. Nei giorni successivi, invece, la visita nelle parrocchie e l'incontro con le realtà diocesane. Don Andrea, innanzitutto le chiedo come è andato questo primo anno nella nostra diocesi. È stato un anno sicuramente positivo, bello, ricco di incontri e di conoscenza di tante realtà, sia all'interno delle comunità parrocchiali e della diocesi, sia anche della società civile di tutto il territorio. Un anno denso di incontri che adesso tuttavia mi chiedono di fare sintesi e di passare dalla conoscenza alla riconoscenza e alla gratitudine per come sono stato accolto, ma anche al riconoscimento, cioè non vorrei dimenticare i tanti volti e le tante realtà incontrate per poter portare avanti anche il discorso e per poter anche riconoscere la bontà di tante esperienze che ho visto all'opera in questo territorio e in tutta la nostra Chiesa diocesana. Lei oggi festeggia appunto un anno nella nostra diocesi. Che cosa ricorda di quel 9 luglio del 2023? Fu una giornata indimenticabile, quindi ricordo tante cose. La prima, il caldo di quella domenica, al quale tuttavia collego il calore della gente che mi accolse con grande gioia, con un clima di festa davvero autentico, non formale. Quindi l'incontro con le autorità. I sindaci ogni tanto mi ricordano che erano sul palco al sole, un palco abbastanza infuocato, e quindi fecero un grosso sacrificio. Ma incontrandoli in questo anno abbiamo sorriso di quella domenica, ma l'abbiamo ricordata sempre come una domenica di festa. Com'è trascorso questo anno? Questo anno è trascorso nella disponibilità ad incontrarmi con tante persone e con tante realtà, e quindi nella disponibilità a conoscere i percorsi che già sono in atto. È trascorso cercando di accompagnare le persone e di farmi accompagnare nella conoscenza della realtà. È trascorso anche nella possibilità che la realtà venga incontro alla nostra vita, ci parli, ci solleciti e ci chieda anche. Quindi è trascorso molto in fretta e in questo rapido avvicendarsi di tanti avvenimenti ho chiesto sempre aiuto nella possibilità di poter essere all'altezza della situazione e anche nella consapevolezza che non sempre è così, e quindi facciamo anche conto delle nostre umane fragilità e dei nostri limiti. Che cosa gli ha colpito del nostro territorio e della nostra città? La bellezza del territorio, la bellezza dei monumenti, la bellezza di tante opere d'arte che ci sono, e quindi la possibilità che davvero uno possa godere dell'ambiente. Ma il territorio è fatto da persone e quindi anche l'autenticità della vita della gente, con le problematicità, ma con anche con tanti punti di forza e tante esperienze in positivo. Facendo riferimento di più a un discorso ecclesiale, la possibilità che il Vangelo venga vissuto in maniera autentica da tante sorelle, da tanti fratelli che compongono il corpo delle nostre comunità parrocchiali ed ecclesiali. È riuscito a conoscere tutte le realtà della diocesi, appunto? È un'impresa che richiede più tempo, magari una prima conoscenza richiede sicuramente, come dicevo poc'anzi, un ritornare sull'incontro e anche un riprendere il filo del discorso. Non vorrei dimenticare,
ma devo dire che questo richiede tempo. Un anno è un tempo lungo, ma è anche un tempo breve, quindi occorrerà avere la disponibilità di tornare ad incontrare, a conoscere, a riprendere in mano le questioni che mi sono state accennate, presentate. In questo anno c'è un momento particolare che le piace ricordare, un momento piacevole o particolare? Ma i momenti piacevoli ce ne sono stati tanti. L'accoglienza ricevuta qui a Fano, nelle altre sedi che compongono la nostra diocesi, Cagli, Fossombrone e Pergola. La disponibilità dei preti, che mi hanno accolto bene fin dall'inizio e che poi si sono resi tutti pronti a fare ciò che magari serve di più in questo momento. Se dovessi pensare a un fatto, un evento, credo che le assemblee diocesane, in particolare quella di Pentecoste, di Quaresima e quella di inizio Avvento, ci hanno aiutato a creare dei momenti di raccordo comune. E ci sono stati anche dei momenti divertenti? Ah, divertente sicuramente sì, perché a volte ho fatto ancora i conti con la mia scarsa conoscenza del territorio e quindi purtroppo non mi sono perso soltanto una volta, mi sono smarrito con l'auto, con la bicicletta più di una volta e quindi divertente è stato il mio essere abbastanza imbranato e nel capire un po' il senso della posizione e quindi di divertente c'è la capacità di fare un po' ironia di se stessi e di potersi prendere in giro e anche poi nel raccontare certi momenti comici che in qualche modo poi creano anche un certo ponte con le persone, una certa possibilità di entrare in relazione a partire proprio da quanto ci capita nella vita. Don Andrea, quali sono i prossimi obiettivi all'interno della diocesi? Più che all'interno, obiettivi noi possiamo darceli se guardiamo oltre i confini, cioè se non siamo autoreferenziali, questo è un obiettivo. La nostra diocesi è vicina ad altre e soprattutto cammina con la Chiesa italiana e con la Chiesa universale. Quindi il vero obiettivo è non essere e non pensarci mai in modo autoreferenziale, non pensarci mai al centro del mondo, a partire anche dalle nostre stesse persone. E quindi gli obiettivi vanno un po' chiariti in relazione ad altri e soprattutto facendo anche un'attenta riflessione sul presente e su quello che ci viene chiesto, anche a partire dalla riflessione che la Chiesa sta facendo in questo momento attraverso il Sinodo e attraverso momenti importanti di convegno dove insieme si cerca di definire gli obiettivi che ci staranno davanti. Ma è anche la realtà che parla e che ci dice ciò che dobbiamo fare. Il 10 di luglio Fano festeggia il patrono San Paterniano, c'è un messaggio che vuole trasmettere? Più che altro ho un messaggio per San Paterniano, che mi protegga e protegga la nostra Chiesa. E come mi rivolgo a San Paterniano, patrono di Fano, così agli altri patroni della nostra diocesi, Geronzio, a Cagli, Secondo, a Pergola, Aldebrando, a Fossombrone, ma soprattutto alla patrona di questa cattedrale che è l'Assunta, Santa Maria. Ecco, quindi Maria e tutti i santi ci siano vicini e ci proteggano. In modo particolare possano assistermi nel ministero episcopale che ho iniziato da appena un anno.